Nell'Europa divorata dal nazismo, molte famiglie ebree riuscirono a salvarsi vendendo intere collezioni d'arte. Milioni di altre finirono sterminate nei campi di concentramento. L'arte era più di un'ossessione per i tedeschi. Era un'arma. Mia nonna fu obbligata a vendere tutto, con una pistola alla tempia e una minaccia di deportazione. Uno dei più grandi saccheggiatori della storia. Il proprietario spesso era stato deportato nei campi dagli stessi nazisti. Quegli scatoloni, quelle lettere, hanno cambiato la mia vita. L'arte degenerata era per loro moneta di scambio. Stiamo restituendo alla storia le persone che ne sono state cancellate. Picasso, Léger, Matisse, Monet, Vermeer, Rubens, Tiziano, Michelangelo, Goya, Caravaggio, Raffaello, Van Gogh. Devi scambiare i quadri. Quando lui dà un ordine, deve essere eseguito o ne pagherai le conseguenze.